Buonasera, benvenuti. Siamo a casa Sanremo, al Palafiori durante il Festival di Sanremo, precisamente la sala Melograno. Ho con me due ospiti, ci sono anche due seggiole vuote perché poi ne arriveranno altri due. Parleremo di cultura in questo momento, ma anche dopo di arte, perché adesso ci, ci, ci metteremo nella scrittura, ma poi parleremo di canto, parleremo di bellezza. Insomma, il nostro talk show di questa sera è, è, è davvero completo. Allora, vi presento però subito i miei ospiti. Alla mia sinistra, eh, la dottoressa Pina Lipetri. Buonasera, benvenuta. E alla mia destra, Alex eh, Leardini. Entrambi con eh, un libro. Eh, per eh, la dottoressa Pina Lipetri non è... La prima eh, pubblicazione, invece, è l'esordio per quanto riguarda Alex Leardini. Parto dalla dottoressa Alex. Noi ci conosciamo, conosco perfettamente i miei ospiti con i quali collaboro ormai da anni, quindi il nostro colloquio sarà estremamente confidenziale. Allora, Pina. Eh, ho detto non è la prima pubblicazione, però è una pubblicazione diversa da quelle precedenti, no? Io ho letto il libro e è tutta un'altra cosa. Tu sei eh, psicologa, sei psicoterapeuta, sei anche la psicologa delle miss a miss Principessa d'Europa, uno dei pochi concorsi, forse, che eh, può permetterci, o comunque ha puntato anche su questa cosa. Allora, però partiamo dal tuo libro: Diventare ricco, non diventare povero. Sottotitolo. Metodo scientifico per imparare l'educazione finanziaria e creare l'abbondanza, eccolo qua. Allora, Pina. Eh, in breve, perché così di primo acchitto sembra un pochino un'alchimia per fare soldi, no? magari con qualcosa di piramidale, tante cose che girano. Però non è così. C'è cioè, proprio un metodo studiato che ti hai ritenuto opportuno riportare su carta su questo libro, perché poi chi lo legge magari. Eh, potranno veramente beneficio assolutamente sì infatti il titolo è un po ambiguo e anche diciamo quando eh, arriva in libreria si nota dal fatto che i librai non sanno dove metterlo sono andata in diverse librerie una volta l'ho trovato nell'ambito della leadership un'altra volta politico economico un altro eh, diritto, ma non dove realmente dovrebbe stare, ossia nell'ambito pedagogico e psicologico, perché il mio libro, come anche gli altri, nascono dalla mia esperienza clinica, attraverso eh, diciamo, la conoscenza di quali sono i problemi delle persone e la loro, il loro disagio, la loro sofferenza. Ritengo opportuno, dopo aver ascoltato più di 4.000 storie, dare un contributo pratico, non teorico, di come poter migliorare la propria vita. Il discorso della gestione del denaro è un tema serissimo, molto, perché a causa della non competenza nella gestione del denaro, le persone hanno una vita infelice, oltre che ricca di eh, disagi e di ansie, per un vissuto di precarietà. E questo non è chi guadagna poco, ma anche chi guadagna tantissimo, perché hanno paura di perdere il loro benessere, la loro ricchezza. Io. Seguo sia persone non ambienti che molto ambienti e vivono la stessa preoccupazione. E vi spiego perché. Perché non è tanto quanti soldi si guadagnano, ma come si gestiscono. Infatti la prima cosa da imparare, e tutto questo poi viene suggerito in termini pratici semplici, è quello di imparare a risparmiare o meglio a spendere di meno, a conoscere quelle che sono le nostre spese quotidiane nell'ambito di tutta la nostra gestione e poi andare a trovare soluzioni di qualità ma a costo inferiore. Questo è il primo risparmio. La seconda cosa importante da fare è imparare a guadagnare dei soldi, quindi ad avere proprio la mentalità e il piacere di, di lavorare per <coughs> avere del denaro a disposizione per un obiettivo fondamentale che è quello che nessuno cita, che è quello della libertà finanziaria. Che cosa vuol dire libertà finanziaria? Vuol dire poter vivere la propria vita senza l'obbligo di dover lavorare. Imparare a accumulare che è tra le tecniche insegnate è quello di tutte le volte che noi abbiamo un'entrata di togliere sempre il 15%. La, la dicitura è paga prima te stesso, poi paga tutto il resto perché se tu non paghi prima te stesso e non stai sereno, non riuscirai a stare bene nel mondo e quindi tutto quello che farai lo farai male. Se noi non insegniamo ai nostri figli a fare questo da piccoli, perché un altro disastro educativo è che i genitori non sapendono loro, quindi non sono eh, colpevoli, non lo insegnano nemmeno ai figli, come fa un giovane che non ha mai avuto l'opportunità di gestire il proprio denaro perché nessuno gli ha insegnato come si fa a diventare poi un bravo, diciamo, gestore delle proprie risorse, libero finanziariamente. Molti clienti che hanno figli di 15, 16, 20 anni, eccetera, eh, non danno a una, dei soldi ai figli. In, nel sistema di un tot settimanale o quindicinale per poi farglieli gestire, eh, per fargli vivere, cosa vuol dire che se tu li spendi in un giorno stai 14 giorni senza, ma li danno a richiesta. Nessuno imparerà mai a gestire il denaro se gli viene dato del denaro tutte le volte che ne hanno bisogno. E infatti c'è proprio un paragrafo nel tuo libro dove parla che ho letto eh, non è vero che il bambino non anche da piccolo non sia capace e cosciente di capire il valore del denaro e su questo ci voglio ritornare e lo voglio approfondire sì. ora però eh, Alex hai deciso improvvisamente di tuffarti, ecco il microfono di tuffarti in questa avventura della scrittura e ironia della sorte un anno fa te nella sala mango io me lo ricordo eri in un cantuccio un brogliaccio e ti vedevo scrivere e io ho detto cosa? che stai far... no, Ho un progetto una cosa <ride> sei rimasto un pochino misterioso poi la vedrai te la farò vedere te la farò e a distanza di un anno nasce in una sola scarpa eccolo qua alex Lardini regista direttore artistico di, tante con... di tanti contest importanti insegnante coreografo insegnante di danza e riguarda Diciamo soprattutto la tua passione questa è la danza, perché in questo libro ci sono quattro personaggi visti da quattro punti di vista diversi. Però spiegaci tu eh, come nasce questa idea del libro e di cosa parla, e tu lo sai di questa Io cosa. Ci sono anch'io nel libro. Effettivamente l'anno scorso, praticamente l'ottanta di questo libro è stato scritto l'anno scorso durante il festival. Noi eravamo qua a lavorare e nelle pause, nei tempi liberi. Si andava a, farci, a, fa, a farsi quell'aperitivino ogni tanto e io mi mettevo giù lì a scrivere, fare, a fare perché mi veniva tutto quanto così di getto. Non so, forse è la location che è piena di sogni, è piena di eh, gente che spera e che ha voglia di arrivare e che ha voglia anche di riconfermarsi perché ci sono un sacco di persone che hanno avuto il loro momento e. Cercano di, di rientrare in, uh, in, sull'onda cavalcando Sanremo e niente così mh, di, di tutti quei titoli che, che tu mi hai dato, ho utilizzato più che altro quello dell'insegnante nello scrivere questo libro, perché ci sono molte eh, molte situazioni che ho vissuto per, personalmente. Eh, ripeto, no, cioè, non è una cosa autobiografica, anche perché parla di. La protagonista è una ragazza, lo dico subito, che ha un incidente. Questo incidente provoca la, la perdita di un arto, che per una ballerina emergente è un dramma. Perché dico subito questa cosa qua, magari poteva sembrare uno spoiler, no, sono le prime due pagine. Cioè succede questa cosa qua e poi da lì in poi. Sono, è diviso in quattro capitoli e ogni capitolo ha... Come protagonista, una persona diversa, ma queste quattro persone sono collegate nella stessa storia, quindi quattro punti di vista, ma anche quattro momenti temporali diversi. Una cosa importante è che eh, Gianluca, questo te la voglio dire, è una, una news del primo capitolo il prossimo mese verrà prodotto un cortometraggio. Vedremo questo film quando vi dirò venite a vederlo <ride> perché hai scelto? Di narrare questo libro, questi personaggi, da quattro prospettive diverse. L'esperimento mi è uscito abbastanza bene. Questo, più che altro, chiaramente non è che io dico bravo, sono stato bravo. Complimenti, se, complimenti grazie. Complimenti Alex? No, alcune critiche che ho ricevuto. Eh, mi è stata detta una cosa molto bella: mi è stato detto: sembra che eh, ogni capitolo sia stato scritto da una persona diversa. È quello che volevi te, è quello che volevo, perché eh. sono, Era quello che volevo quattro persone che eh, utilizzavano il, la loro, il loro scompartimento per dare una visione diversa. Non solo una visione diversa, ma ci sono anche visioni: cioè, non è solamente una persona diversa che descrive un determinato eh, eh, punto di vista, ma è anche una questione di temporale, sono anche quattro momenti temporali diversi. Si salta da trent'anni, eh, ecco, diciamo. Allora, torno da Pina perché eh, mi interessava il, il discorso dei, dei bambini, no? Eh, diciamo, non è vero che un bambino anche di, di tenera età, di piccola età, non sia in grado di percepire il valore del denaro, il valore dello scambio. Ti hai portato un esempio nel tuo libro che calza a pennello, no? Lo scambio delle figurine. Figurine, io da piccolo facevo le figurine dei calciatori e ovviamente lì capivo che non tutte le figurine potevano essere scambiate alla pari, cioè un determinato calciatore di serie C poteva essere scambiato con una figurina di un altro calciatore di serie C, ma se io avevo lo scudetto del Milano o della Juventus, eh, lì volevo 20 figurine normali per uno scudetto, quindi già da lì credo questo tu intendevi il fatto comunque del, tra virgolette chiamiamolo commercio, no? comunque era uno scambio, era un baratto. Però lascio a te la parola per spiegarcelo meglio. Ve lo spiego riflettendo su come noi apprendiamo e mi collego ad Alex che giustamente dice che tu devi avere dentro un qualcosa se poi tu lo vuoi tirare fuori. Difatti gli studi dimostrano che se noi ascoltiamo, memorizziamo un 20% circa. Se noi ascoltiamo e vediamo circa intorno al 60%. Per noi creare una vera memoria solida abbiamo bisogno di vedere, ascoltare ma principalmente fare. Se noi non facciamo dopo viene tutto dimenticato. Cosa succede? Che noi durante i primi dieci anni di vita eh, impariamo le cose più importanti, quelli che sono poi il bagaglio, diciamo, le forme solide che ci porteremo in tutta la nostra eh, crescita nel, quando saremo adulti. Tutto quello che abbiamo messo là dentro sarà la nostra potenza. Pensate, la, la forza dell'85% di tutte le azioni che noi agiamo da adulti le abbiamo memorizzate nei primi dieci anni di vita. Quindi quello che decide la parte cosciente la nostra mente attiva da adulti è solo il 15%. Quindi, se io ho memorizzato da piccolo che non sono ok, non vado bene, questo è tutto il tema che ho trattato sull'altro libro, Autostima uguale successo, io posso fare qualsiasi cosa da adulta, ma nella mia mente ci sarà quella vocina antica che dirà: Ma tanto non sei capace, non ce la farei mai. Tutte quelle credenze non potenzianti per quello che noi vogliamo fare da adulti, queste credenze, noi le memorizziamo attraverso per il bambino, spesso, nella maggior parte attraverso l'imitazione. Quindi i bambini già da piccoli vedono la nonna che fa la spesa, la nonna che compra delle cose, il papà e la mamma che usano la carta di credito. Tutte operazioni riguardanti il denaro che se non vengono spiegate, oggi infatti lo vediamo con i ragazzi, hanno una, eh, un consumismo mentale, una velocità di eh, spendere i soldi perché non hanno fatto il passaggio del soffrire o il desiderare l'oggetto conquistandolo attraverso delle azioni educative come si faceva un po' ai nostri tempi e quindi un problema nella gestione, nel trattenere il denaro. Far sì che il bambino possa avere un tot di soldi a qualsiasi età in relazione alle sue capacità mentali che poi vengono descritte nel libro. E poi dire che con quei soldi si fanno determinate cose, il bambino imparerà a come farseli durare. E questo apprendimento, anche principalmente insegnare ad accantonare il loro 15%, beh, loro da adulti avranno una facilità, una serenità nel, eh, nell'avere un denaro. Per poterlo far diventare qualcosa di grande. Infatti i milionari, i miliardari del mondo non sono persone che hanno eh, studiato e che sono super laureate, ma sono persone che si sono allenate nella gestione della ricchezza. Quindi essere educati fin da piccoli ad una gestione finanziaria e economica sicuramente significa no, partire dal. dal quasi la certezza matematica di diventare ricchi. Dico questo Beh. e chiudo. La matematica dice, attraverso il grande studioso di Robert Allen, che se ogni giorno noi mettiamo da parte un euro al, con gli interessi del 10%, in 20 anni diventiamo tutti milionari. Chi di noi non può mettersi da parte un euro al giorno? Quindi non è mai troppo tardi per diventare ricco. Assolutamente. Grazie, Fina. Allora, prima di andare in pubblicità, però, un'altra battuta con Alex. Allora, no, scusami, Gianluca, non ho tempo perché devo andarmi ad allenare e a metter via soldi. Eh, giustamente. Cominci perché, subito. Sì, nel giro di 15 giorni voglio essere. subito apprezzare questa ricchezza. Poi passerò a prendere la professoressa con la Lamborghini. È eh, quello sì, Beh, fate una capatina anche dalle mie parti. Eh. Allora, Alex, eh, non ti ho visto scrivere quest'anno a Sanremo, un po' perché siamo molto impegnati tutti quanti, però non, non ti ho visto nelle ritaglio di tempo buttare giù nulla. Mi domando: è un'esperienza che hai fatto? Ti è piaciuta? Rimarrà lì? O, visto anche che mi hai annunciato che c'è anche questo cortometraggio in programma, potrebbe essere uno start, un inizio? E quindi Alex, tra le sue tante attività artistiche, magari dedicherà più tempo alla scrittura di qualche altro testo? Ma, eh, mh, non sto scrivendo nulla perché la, al momento eh, Davis Paganelli ci sta tenendo sotto con il lavoro di Saremo New Talent, che ci sta massacrando. No, sto scherzando. Sta, eh, ci la, ascolta? Ci ascolta. Salutiamo. Ci ah, sì, salutiamo Davis Paganelli. S Ciao, Davis, a tra poco poi. Eh, però come dicevi tu, siccome ho diverse attività, sto seguendo diverse attività, quest'anno sono molto eh, dedicato al teatro. E sto scrivendo una cosa per il teatro. E, eh, volevo dire una cosa, adesso mi è venuto in mente, mm, questo, questo libro qua doveva essere una sceneggiatura teatrale. Scrivendo si è inciccionito troppo e quindi eh, non, non è più... Non, si è trasformato in altro. Comunque, eh, quella era la domanda. La domanda era sono... se continuavi, se ah. eh, davi da, se un seguito a questa, a questa pubblicazione oppure no. Allora, molti mi hanno chiesto se questo libro poteva diventare il numero uno di una serie, dello però, utilizzando lo stesso argomento. No, fu così che fa dieci anni usciva il 2 No, <ride> cioè, per il momento, <ride> no. L'hai detto, eh, detto. e <ride> eh, sto. In... Però scrivendo qualcosa dedicato a, lo voglio, lo voglio dire perché mi piace questa cosa qua, è stato un altro flash di quelli dedicato ai i bagni dell'autogrill. I bagni dell'autogrill? Sì, punto. Già mi immagino, non dire altro. Punto. Non dire altro, ok. Bene, allora ci hai svelato due cose, il cortometraggio e questa nuova idea. Saltranno sarei felice insieme a te e magari insieme a Pina di essere qui nuovamente. Con due nuovi libri. Lina, eh, Pina, scusami, questo è il tuo libro numero? Mi dai il microfono? Numero. Numero 4 Quarto, quarto libro che, che scrive. Adesso a e consegno un altro libro che però riprende il tema di un libro già pubblicato, Il Training Autogeno, e con diciamo un approfondimento, e uscirà a giugno. Bene, allora devi sbrigare per raggiungere Pina perché già è a quota 4 di libri, ne ha scritto soltanto uno. Allora io adesso mando la, la pubblicità, voi rimanete incollati alle vostre poltrone perché tra poco quelle due poltrone che vedete vuote si riempiranno con altri due artisti, andiamo a toccare la bellezza e la musica, la canzone. A tra poco.